Trappa al bulli. Hai coraggio di farlo? Se no, ultimate che fai? Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi torniamo con le opening vintage, ragazzi. Oggi siamo qui con un box di FOTB. Quel box di FOTB è stato maltrattato nelle riprese di questa scena. Potrebbe aver preso un po' di botte e forse le carte usciranno smintate, ma dettagli. Ovviamente però, ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di tutto. Ci sta tutto, solo i bambini non trovate, quelli non potete comprarli proprio, credo, in generale. Per tutto il resto, Funko, giochi di carte, giochi da tavolo, Lego, trovate tutto. Quindi, se mi volete supportare e ovviamente risparmiare un po', trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa, ragazzi, per Jumpstart, perché questo lo trovate da lui, insieme a tantissimi altri set e roba varia, tipo roba Bandai, roba di One Piece, e hanno anche qualche gradata. Ma io non vi dico niente, voi controllate perché c'è robina interessante. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo a spacchettare. Ragazzi, questo set esce nel 2007, quindi io avevo 10 anni, adesso ne ho 27. Sono passati un po' di anni dall'uscita di questo prodotto, grazie a Dio i coreani decidono in maniera insensata di reprintarlo per far soldi e siamo contenti così. Tu lo puoi aprire e puoi trovare le carte Ultimate belle, no? Tipo Vulcanic Rocket. No, aspetta, quella sì. È Secret. Vabbè, insomma, quelle robe lì. Sì, ragazzi, sappiamo che Erens non è molto studiato su Yu-Gi-Oh! E vende queste carte solo per lucrarci sopra. Però ovviamente qua dentro abbiamo cose incredibili, tipo Destino Fuoco Vulcanico, Raiza, che ovviamente aveva cannato. Poi abbiamo Pegaso Zaffiro. Secret Pazzo. Sì, Pegaso Zaffiro, cioè le robe so la Firewind carta, guarda, la carta a cui punto io è una ultimate onesta, non chiedo di trovare lui perché non mi esce. Voglio il comandante custode di tombe, perché è una carta incredibile. Penso, sempre quello che sta tipo a 50 euro in una lingua normale. Speriamo di no. Adesso vediamo, nel caso sarei molto contento di tirarla fuori. Poi abbiamo anche tante carte più economiche molto carine, ma le andremo a vedere, ragazzi, perché non me le ricordo. Allora andiamo col primo e vediamo, dai, su. Antichi Maya dicevano che questo set è uscito solamente per rompere il cazzo a cappello di paglia, non so se sia vero. Sì, era proprio inciso sulla pietra, insieme a tua madre sta a Civitanova, batte sull'autostrada. No, allora, no, ma tu devi sapere che i Maya, gli Aztechi, eccetera, in ogni struttura che costruivano c'era scritto ciao Roberto Giacobbo, benvenuto nel nostro tempio. Interessante. Vedevano già il futuro, sapevano che un giorno qualcuno avrebbe controllato quelle robe e avrebbe... Si sarebbe chiamato Roberto Giacobbo. Sì. Dai, allora abbiamo il piccione, l'antenato dei Flander, poi abbiamo questo che era tipo un drago. Il drago che vive nelle eterne caverne, in fondo. Sì, questo è il goblin con la peste. Perché? Partiamo già con l'ultimate, l'acceleratore trifiammata. Allora, nell'ultimo box ho beccato più di una ultimate, quindi posso sperare di non trovare solo lei. È bellissima, poteva essere veramente una magia terribile. Però cazzo, i mostri sono veramente hard. Però questa è una delle carte migliori che puoi trovare, comunque, nel senso, è forte, era giocata, ai tempi eri contento se lo trovavi. E poi è la versione di una super ultimate, quindi dovresti essere ancora più contento. Okay. È già rovinata. No, cioè non capisco, guarda, cos'è quella roba? Cosa? Quella roba in rilievo. Tipo un ticket, sembra. Mandami la foto, poi. Ma che cazzo? Guarda dal back, scusa. Ma non c'è niente. Il fatto è che non è una pressione, è il rilievo. Ti mando la foto. Guarda, ma anche il back non ha niente, aspetta. No, senso? Le cose pazzerelle che succedono nelle nei video di Capello di Puglia. Porti dei taralli, per favore. Non abito in Puglia. Adesso, spiegami cos'è. Ma che cazzo? È quello che ti dico io. Vabbè, è una pressione al contrario, godo. Mi sprint, 50 euro. Interessante. Allora abbiamo l'aquila cobalto. Poi abbiamo il serpente vulcanico. Carta 6 samurai. Carta inutile. Il drago magnitudo. Sì, vabbè. No, niente qua. Allora ammetto che da gusto sbusta sta roba. Perché... Scattershot. Perché bella. Penso che sì, sono almeno 15 anni che non ne apro uno. Quindi sono contento. Da qua mi uscivano solo i Raiza Super. Il fatto è che la foilatura all'epoca era strana, quindi sembravano Secret. Per tanto tempo abbiamo pensato fossero Secret quelli. Secret e Ultimate. Sì, pensavamo fosse un Secret leggerissimo. Non si sa perché. Avevamo questa idea di base.
tossici. Barriera terrena. Da- tossici a noi? Cioè, ti rendi conto chi sei? Tossici a noi? Posso dirlo di brutto? Che cazzo vi calavate? A 10 anni vi imbrulè. Ma allora, boh, non lo so. Voi non avete mai pensato fosse Secret Raiza? Era una super. Una ultra. Ho beccato una ultra. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, dai. Ed ecco a te il Vulcanic Doomfire. Oh, è uscito. Non è... poteva essere quello bello, incredibile, Ultimate. Però ci posso sta. Adesso se... no. Uscio e sto a posto. Con la vita, guarda, guarda quanto è bello. Dai, oh, no, com'è carino, è la cover card. Cazzo. Ci sta. Bellissimo, incredibile, impotente. Ma sai qual è il divertente? Che questo set, se io scrivo apro box di Fotbo coreano, non farà tutte le visual che, di cui ho bisogno. Quindi ragazzi, vi metterò, apro un prodotto la reprint di un prodotto vintage da 2500 euro, per forza. Cioè, ragazzi, mi sembra necessario avere gli insulti nei commenti. Sto riguardando un attimo quella Ultimate. Hai scoperto l'arcano? Sappiamo, c'entrano gli alieni? Sì, più o meno sì, perché sembra l'imprinting di valore raro Ultimate. È come se ci fosse una delle due carte di valore raro Ultimate e la pietra lì vicina. Lo sto confrontando così perché ho detto, boh, deve esistere qualcosa del genere. Secondo me c'ha l'imprinting di valore raro Ultimate e ti sei beccato una misprint. Sì. È quella, guarda che se guardi bene anche di sotto, muovila bene alla luce quella carta. Sì, sì, che c'ha la botta in alto. Sì, è quello, che gli manca anche un pezzo di carta dove c'è la pietra. Oh, no, guarda, le vedi ancora più in controluce? Vedo come se ci fosse l'altra, che c'è l'altra. Mettila bene in controluce, fammi vedere, ti sei beccata una misma, porca puttana. È leggerissima l'altra, Ragazzi. Sì, c'è, si vede anche la pietra. Si vede anche la seconda carta, si vede anche la pietra verde, eh. What the actual fuck? Ragazzi, vabbè. Ragazzi, solo le box di Jaxtor, Non è vero, questo non me l'ha mandato Jaxtor, questo l'ho pagato coi soldi miei. Però li trovate da Jaxtor. Top, bene, abbiamo scoperto l'arcano. Ma porca puttana. Misprint strapotente. Guarda che vale ben quella roba, Quanto? 62.000 euro? Centinaio. Non c'è, ma onesto. Centinaio di euro. Più probabile che... più probabile in lire, però. Ok. Abbiamo il secondo scattershot. Questo. Oh. Una rara. Questo era Samurai... Sansone. Goe maestro di qualcosa, degli scribacchini, tipo. Ma hai studiato? Sì, ho aperto un sacco di boost di sta roba. Io invece ero povero. Volcanic Shelter. Non credo sia Volcanic Shelter. No, è Volcanic qualcosa. Tentazione Cristallo. Drago Grugno Pugno. Muro di pietra. Ascia da guerra della Nero Pece. La merda. Potenziava di 500 quella roba, se non ricordo male. Dai, vabbè. Io voglio un'altra Ultimate. Non accetto. Una non mi basta. Gatta Ametista. Un'altra roba. Benedizione Cristallo. Mamma mia. Tizio con le mani infocate. Rai già che cristallo. Me ne fai dire una? Neanche il tempo di pensarci? No, vedi quanto sei poco studiato. Sei irrispettoso. Perché io dopo avrei tagliato e sembrava che subito veloce. Tartaruga Smeraldo. Abbondanza di cristalli. Miseria. Non lo so. Guarda, io. Quello sei palesemente te. Tipo quando esci il venerdì sera. Esatto, io te lo stavo per dire, io stasera. Allora, tentazione cristallo. Me la sono dimenticata, non è abbondanza, non è abbondanza, non è tentazione, è la benedizione. Che palle. Regia che cristallo, Vulcanic, non me lo ricordo, Goblin. Antica città rovina al cobaleno. Sì, poteva essere Ultimate, anche quella è bellina, Quella... Ultimate con l'imprinting di Tigre Topazio. Adesso non esageriamo. Allora, abbondanza di cristalli. Okay. Cosa? Sì, sì, ma che merda, non sto uscendo un cazzo in sto box, è uscito solo un Ultimate. Dagli tempo, dai, deve carburare. Vabbè, oddio, un Ultimate Misprint e la cover card come ultra, dai. Prossima botta di Eleonora su Ultimate. Ma ti dirò, dopo quello se gioca in No, un'altra carta strana. Firewall. Sì, la roba... coreana puzza di merda. No, sì, la roba coreana sa di vintage. Non ci si può fare niente.
Ti giuro, sì, non c'è roba coreana sotto mano. Abbiamo il carbanco e il rubino. Questo Ultimate ci stava. Questo è Ultimate, ma non le... No, questo non esce Ultimate. Questo no. Sono le rare che escono possibilmente Ultimate. Niente, oh. Anche le super e le super, tutto quanto esce Ultimate. Rare, ultra e super. Mm-hmm. Che bel periodo, eh. Poi abbiamo deciso di mettere le collector e abbiamo perso il bello del gioco. Allora... Niente, potevano essere chiusi, cioè lasciati chiusi e si vendevano a un euro l'uno. Ma adesso lasciati chiusi, basta, il video è finito qui. Tiriamo fuori almeno i pull mancanti, scusa. Niente, oh, tanto dopo l'ultima volta non ho più avuto una sculata. Io spero che stia carburando la fortuna per tirarmi fuori un Christian prima. No, qua non è uscito niente. Stiamo aspettando per il pacchetto di Sovr da cui uscirà il Christian. E il pacchetto sarà pure in prima in americano, te immagini? Magari. C'è la possibilità che sia in prima. E c'è la possibilità anche che ci sia il Christian. Chiami Rux in 34, sì. Io, penso di... Poi, oh, la super? La super? Secondo te? Allora. È Terra... È Imbecile. Oh! Sei un mostro! Non me la ricordavo, pensavo fosse oscurità. O luce. No, oscurità, Norellas, luce, Rise, Terra, Invisil. Porca troia. Scattershot, roba alieno, roba samurai. È un mostro, non me la ricordavo, pensavo fosse oscurità. O luce. No, oscurità, Norellas, luce, Rise, Terra, Invisil. Porca troia. Scattershot, roba alieno, roba samurai, roba a caso. La tigre topazio, ovviamente, che da noi... Cazzo, poteva essere più bella. Guarda, più che la tigre, perché io non sono un grande fan della tigre, preferisco o la terreno o il Pegaso, se deve uscire una delle carte bestia cristallo. Questo che cazzo di print c'ha? In che senso? Carbuncle, mi sembrava printato col culo. O forse era l'effetto di luce al volo. Perfetto. Ah no, ok, è che con la luce che vedevo io sembrava un altro colore. Ah, pensavi che c'aveva qualche difetto? Sì, mi sembrava tipo boh, che... no, è normale quando lo mettiamo. Ah, ok, normale. Sì. Perfetto, sì, direi che così va bene. Sì, era proprio quello il problema. Ok. Oh, uno sport. Dai. Lo Shell c'ha una sola versione. E non è quella ultra. La Secret of Speed Duel. Non esiste Secret of Speed Duel. Esiste Razzo. Lo so. Mi dispiace. Ti ho rovinato la tua infanzia. Porco Dio. Allora, andiamo avanti. Vediamo. Dai, un pullino. Che cazzo di carta è? È una trappola. Una super Radiant Mirror Force. Sì. Ma sto set lo conosci come le tue tasche. Cioè, dopo che lo vedo dico, ah, è vero, c'è pure lei. Ma zero. Stiamo a fare il gioco al contrario rispetto alla live. Sì, ma per di più è in coreano. Ma, oh, allora, io la roba nuova la conosco io, la roba vecchia la conosci te. Beh, per forza, vai piano. Beh, ecco. Che cazzo, l'RP Queen. Sì, ma vabbè, non era foil. Anche quella Ultimate... ha il suo perché, eh? E non costa neanche poco. È quello il problema. Sto set si è valutato quasi tutto. Sì, ci sono le secret carine anche da sto set, però evidentemente ti sono uscite due super, una ultra e un ultimate. Dai, dovrebbe uscire ancora qualcosa in teoria. Dai, cos'è? Un'altra regina, no? No, è Go Maestro Ninja. Vabbè, l'avevi visto dall'alto, anche io l'avevo riconosciuto. No, è l'unico vento. Allora, abbiamo la tartaruga. No, non è l'unico vento in realtà. Beh, no, c'è la regina, che anche lei è vento. Sì, ma il nome è diverso. Vabbè, questa è la spada lascia del cazzo, no? Sì. Vabbè, tanto i pull erano quelli. Non... Allora. Adesso in alta montagna sta di nuovo nevicando, ma che senso ha sto male? Beh, bene. Mi gasterebbe venire a maggio su in montagna e beccarmi la neve. Che palle! Me ce vuole far credere. Ma hai trovato due ultimate printate in una, cazzo vuoi? Me la sta facendo annusare. Mi dici, guarda, vedi quanto è bella? E poi non me la dà. Cazzo. No, questo non è evento, questo è luce. Esatto. Stava all'interno del... Questo è lo structure deck. Questo. Ah, era... di quel mazzo. Vabbè, che usciva in Ast, come si chiama? The Radiant, sì. Guardiano del Paradiso. O protettore, boh. Che palle. Ah, dai, su. Accidiamo Mezzubaba, di come cazzo si chiama quella fare. No, ormai non ci credo più. Secondo me a sto punto. No. Enrise. Sì, Enrise. Bello. Anche questo poteva uscire Ultimate. Vediamo se c'è una print particolare. No, c'è solo della sborra sopra. Non credo. Per adesso.
Dici che qualche coreano ci ha sborrato sopra? Per adesso no. Vedremo. Oh, oh, piano niente. Piano, buono buono, niente. Cazzo proprio. Dai, allora, non dico un'altra ultimate, ma almeno la secret. Non me posso essere giocato l'unico pool decente con quella roba lì, eh. Beh, ok, che è una mini sprint, però. Dai. Cazzo, è valore raro. No? No? Pensavo, che cazzo è? Pensavo la magia equipaggiamento. Non è quello, non è valore raro? Cazzo è continuo? Oddio, che schifo. No! Non è possibile. Con lo stesso errore! Ma non ci credo, dai! No, back to back. Ma con lo stesso errore non ha senso. Ma i coreani non sanno manco fare le mini sprint. Niente, quella roba da 100 è scesa a 0. No, benvenuto a 10 euro de carta. Ma dai, 2 su 2. Ma che presa per il culo. Cioè, allora, ci stava un'altra magia un po' brutta. Ok, ma 2 su 2 uguali con lo stesso mini sprint. Culo. È andata una merda sto box. Spero adesso nella secret, cazzo. T'ho detto, mi sono giocato tutta la fortuna. Impossibile pullare una carta decente. Adesso in poi tutti i box che mi arrivano li vendo, perché non ha senso ormai neanche provarci. Cuttershot. Vabbè, cose. Allora, ci sono rimasti ben 5 pacchetti. Vediamo se riusciamo a tirare fuori l'ultimo pull. Ok, adesso ti dico io come aprire il pacchetto. Gira le carte. Ok. Trappa al bull. Hai il coraggio di farlo? Per l'ultimate che fai? Poteva essere una ultra. La ultimate non poteva essere perché erano già uscite entrambe. Minchia, ok, adesso non parlo più. Ragazzi, allora, il primo che mi caga il cazzo nei commenti lo banno, perché stiamo parlando di roba coreana che si stampa in continuazione a profusione. Capisco distruggere una foil, che nel senso anche quella è printata all'infinito, ma tanto avevi ucciso un carbuncle già prima. Sì, no, di quel carbuncle nessuno mi avrebbe detto niente, perché ok, può accartocciare una carta è possibile, ma strapparla no. Già, è vero. È strappata! Non può più essere restaurata! Adesso io manderei quella a uno di quelli che restaura su Instagram. Vediamo cosa ne esce fuori. Allora, andiamo. La far tornare grata PSA 10. Oh, l'abbiamo trovati tutti e tre. Tutti e tre, sì, super, dai. Porca troia. Però l'abbiamo trovati. Dai. Lui è Norellas. Beh, sì. Bel settino su Vinted, 50 euro. Non credo riesca a farci 50 euro. Allora, se ce la fai, sei il più grande ladro della storia. Lupin ti dovrebbe dare la sua corona. Lo so, però io non mi metto a vendere i mazzi costruiti su Amazon quando sono solamente comuni messi insieme. Allora, qua teoricamente ci potrebbe essere una ultra. Una secret. Sì. Secondo te c'è o no? No, secondo me è vuoto. Che merda. Va bene. Abbiamo pullato due ultimate uguali. Con lo stesso misprint. Con lo stesso errore. Esatto, c'è una cosa. coreani. La vita fa schifo. I coreani non sanno stampare le carte. E non sanno fare un bot. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. E fatemi sapere qua sotto con un commento, ovviamente, cosa ne pensate. Se acquisterete questo prodotto. E ovviamente se mi supporterete acquistando col mio referral link da Jackstore. Guardate il lato positivo. Il box di merda che era in circolazione ve l'ho levato io. Quindi i prossimi sicuramente sono migliori. E questo vuol dire una cosa: che in mono box potete trovare doppio destino fuoco vulcanico ultimate o doppia shell ultimate. Sì, ci pensi che poteva uscire doppia shell? Porca troia. O doppio Raiza. Noi ci vediamo, ragazzi, domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!